poi appunto la tournée. Piacenza. Quali sono le città? Allora, Piacenza il 21, Cattolica il 24, Torino dal 29 al 3 di dicembre, 29 novembre al 3 dicembre. Poi finisce la prima tranche, poi dalla vigilia dell'Epifania, quindi dal 5 al 7 sia gennaio siamo a Bologna, poi dopo Cesena, Brescia e Cremona, adesso comunque a seguire, insomma, fino al 25 di gennaio. Questo è Pinocchio. La bisbetica domata. Sì, regina Andrea Chiodi. Cioè, tutti maschi? Tutti, ma come all'epoca di Shakespeare. Sono, tu fai la femminuccia o maschietto? No, faccio un maschietto. Okay. No. Però sì, è una versione della bisbetica tradotta da Angela De Mattei con la regia di Andrea Chiodi, produzione LAC di Lugano. Uh-huh. Coproduzione LAC Lugano Carcano di Milano, infatti saremo in scena al Carcano a febbraio prossimo, le prime due settimane di febbraio, credo. Presa dello spettacolo che l'anno scorso con cui ha vinto l'Ubu Santa Estasi al Piccolo di Milano, al Piccolo Teatro, allo studio, Teatro Studio, dal 17 al 27 di maggio. Faremo una settimana, faremo tutte le sere, ogni sera uno spettacolo diverso, perché come ti dicevo sono 8 pezzi. E invece il weekend facciamo la maratona, quindi 4 spettacoli il sabato e 4 la domenica, per un totale di 20 ore, come direbbe il bilancio, 20 ore. Impegnativo, però guarda, abbiamo anche fatto a Modena 2 anni fa, abbiamo fatto la maratona non stop, ed è stata un'esperienza, è un'estasi vera, nel senso che a un certo punto non capivamo più veramente dove eravamo. Lo spettatore. Però, e lo spettatore, guarda, ci hanno stupiti molto di più gli spettatori, sì. Che hanno retto tanti... Cosa c'è nel futuro di Cristian La Rosa? Che ne so. No, beh, adesso... Tu parlavi di cinema, ti piace molto? Mi piace come spettatore perché sono un cinefilo incallito e figlio di proiezionista e gestore di sale cinematografiche, quindi insomma sono cresciuto veramente col cinema. Sono studiato, laureato in storia del cinema al DAFN di Torino, insomma. Mi piace molto, se me lo fanno fare lo faccio volentieri, nel senso che ho avuto qualche esperienza, recentemente ho fatto una piccola cosa nel film dei Fratelli Italiani, una questione privata, che adesso è nelle sale, sarò nel cast di questo Spettri di Ibsen che ha vinto il concorso alla Biennale, il bando registi Under 30 con Leonardo Lidi, oltre ad essere un mio caro amico, è anche stato mio compagno di scuola, di accademia a Torino, e quindi lui ha vinto questo bando di registi Under 30, sempre con la Biennale di Venezia. Debuttiamo a luglio prossimo alla Biennale con questa versione di Spettri di Ibsen, insomma, quindi è un anno molto molto bello, non mi lamento. Potete dire che cioè, le date, cioè, possibilità ce di sono, vedere, ce ne sono. Quindi andate tutti ad applaudirlo, lui è bravo e... Grazie mille a te. Grazie alle mie ragazze. Grazie. Un bacio.